Appassionati di calcio, il più cordiale buon pomeriggio dal Mancuso di Pacheco per trasmettervi in diretta il match di campionato tra la squadra di casa Dolci Onorio Marsala, che veste i colori azzurri con fasce laterali bianche, contro il San Ciro Giorgio Marineo in divisa bianca con pantaloncini rossi. Andiamo subito alla lettura delle formazioni, iniziando dagli ospiti: Cesai Piscopo Collei, Bognanni Romano Maggio, Di Maggio Bordoni, Sanyong Rama D'Agostino, in panchina Giordano, Di Maria Ciancimino, Cilluffo Falsone Greco, Azzara Montalbano Licastri. Andiamo con i padroni di casa che si schierano con il seguente 11: Bevilacqua del Bianco Meo, Muiala Foglia Ferraro, Calagna Passanante, Carovana Spizzo Paradiso, in panchina Lai, Cusumano Bosco, Leto Tumminello, Figuccia Lamia, Genna Arini. Agli ordini del direttore di gara, dalla sezione di Palermo, il signor Davide Patti. Una giornata fredda, sta piovendo da qualche minuto, il terreno sintetico almeno per adesso sicuramente sta reggendo piuttosto bene, e dunque si potrà assistere ad un match in cui soprattutto i padroni di casa cercheranno di far proprio, visto che la classifica piange, soltanto 2 punti in classifica frutto di 2 pareggi, poi soltanto sconfitte. Adesso la squadra è stata affidata da qualche settimana al mister Fabrizio Daghio, e dunque un nuovo profilo per cercare di dare una sterzata ad una stagione che per varie vicissitudini è iniziata non male ma malissimo, ma a quanto pare c'è tutta la volontà affinché ci sia un'inversione di tendenza, e vedremo se questa inversione inizierà da oggi con il San Ciro e Giorgio che gioca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Un pallone, una verticalizzazione alla ricerca di Di Maggio, ma è lesto un difensore locale che spinge il pallone in fallo laterale, consentendo alla propria squadra di poter riorganizzare il pacchetto difensivo. Ospiti che provano ad attaccare con questo pallone scodellato al centro, allontanato è stato Di Maggio a mettere un bellissimo pallone al centro. Bevilacqua in seconda battuta riesce, grazie alla collaborazione di un difensore, ad allontanare in fallo laterale, ma la squadra di casa ancora costretta a difendersi con la compagine avversaria che almeno nei secondi iniziali cerca subito di imprimere una certa aggressività al match. Bravo qui il difensore della squadra di casa del Dolci Onorio Marsala a servire il proprio portiere per permettere alla squadra marsalese di rientrare in possesso della sfera. Adesso Bordoni, il pallone viene allargato sulla fascia e senza troppo badare all'estetica viene spinto il pallone in fallo laterale, permettendo alla squadra di casa di rimanere in possesso palla e provare ad attaccare sull'auto di destra con Spizzo, il cui traversone viene intercettato, e poi questo pallone è buttato malamente al centro dell'area di rigore. Nessuno poteva arrivarci e quindi si spegne in fallo laterale, un fallo laterale che verrà battuto da Piscopo lungo con le mani, poi si avventa sulla sfera Passanante,
viene commesso comunque fallo e dunque il direttore di gara sanziona l'irregolarità nei confronti di Simone Bognanni, vecchia conoscenza del calcio d'eccellenza trapanese, ha vestito per alcune stagioni la maglia del Pacheco, ha vinto anche un campionato, classico metronomo di centrocampo. Gli anni passano naturalmente anche per lui, non è più un giovanissimo, ma potrà mettere a servizio della squadra del Oratorio San Ciro Giorgio tutta la sua esperienza, mentre sono trascorsi appena 4 minuti dall'inizio del match. Nessuna azione degna di rilievo se non una fiammata degli ospiti, una percussione sulla fascia destra che poi non ha trovato esito felice. Adesso c'è una ripartenza per gli azzurri che però non culmina in maniera favorevole grazie al ripiego di Di Maggio, e adesso si lavora sull'out di sinistra. Il pallone teso al centro, troppo lungo però per Michele Di Maggio, e il pallone si spegne sul fondo. Ad incaricarsi della battuta, della rimessa dal fondo, naturalmente l'estremo difensore Alessandro Bevilacqua, classe 78, con importanti trascorsi, una vecchia conoscenza soprattutto di mister Titta Mustazza, che lo ha avuto ai tempi del Valderice. Lungo pallone alla ricerca di Caruana, il pallone però a contatto con il terreno di gioco assume una strana traiettoria. Marineo che prova soprattutto a spingere sull'out di destra, dove il terzino di riferimento trova qualche difficoltà, e dunque sarà lì che si dovrà lavorare tatticamente per non dare troppi spazi agli avversari, che comunque stanno attaccando adesso con Piscopo con le mani. Pallone scodellato al centro, ancora Piscopo di testa con ordine, la squadra di mister Daghio prova ad uscire dalla propria area di rigore con questo lungo lancio alla ricerca di Paradiso, che però viene anticipato, ma ancora la squadra di casa che attacca, un pallone malamente messo al centro. Adesso sicuramente arriverà il fischio del direttore di gara. Bene, sono trascorsi 5 minuti e a questo punto chiedo un parere a Pino Ottoveggio su quanto si sta vedendo in campo. Beh, un Marineo molto ben messo in campo, che con Bognanni regista difensivo spinge bene le fasce, hanno girato davvero bene con due cross già molto pericolosi. Lo stiamo notando anche adesso, dove Bevilacqua ha dovuto uscire sull'ala del Marineo con una palla finita poi in calcio d'angolo. Molto attiva questa squadra, molto molto attiva, e la classifica lo dimostra, perché hanno già 3 vittorie e non sono venuti qui a Pacheco a regalare nulla, giustamente. Si stanno giocando la loro partita. C'è da sottolineare anche che si tratta di una squadra costruita in estate, quindi una preparazione dell'organico ben più definita. Andiamo a seguire insieme gli sviluppi di questo corner. Pallone battuto male, ma un batti e ribatti permette alla squadra del Marineo di rendersi pericolosa, ma c'è la possibilità della ripartenza con questo lancio che però viene intercettato da Maggio e dunque non ha fruttato quello che si sperava, con Calagna che non è stato lucido nella verticalizzazione. Adesso con le mani per Ferraro, si prova troppo a superare il cerchio centrale del centrocampo con i lunghi lanci. Questo gioco naturalmente favorisce gli ospiti, che hanno sicuramente distribuito bene gli 11 in campo, presidiando ogni porzione del terreno di gioco e dunque offrendo pochissimi spazi, e l'opzione di scavalcare il centrocampo spesso non è la soluzione migliore.
comunque Dolce Onorio Marsala in possesso della sfera con il numero 5 Foglia. Il pallone viene allargato sulla destra, la possibilità del cross troppo basso e prevedibile, permettendo agli ospiti di ritornare in possesso della sfera, ma adesso è Muyala che recupera il pallone, ma viene allargato malamente sull'out di sinistra verso Calagna, che non può raggiungere la sfera ma soltanto osservarne la traiettoria fin quando la stessa non ha superato la linea di demarcazione laterale, e dunque senza troppa fretta sarà del Piscopo ad incaricarsi della rimessa con le mani verso Sanyong. Hai tante attaccante ospite che sicuramente vuol far valere la sua stazza fisica per rendersi pericoloso. Ancora un pallone mandato in fallo laterale, continua ad attaccare la squadra ospite con Piscopo che potrebbe scodellare al centro, viene cambiato il gioco dall'altra parte del campo, ma ancora la squadra di De Ghio si salva in fallo laterale. Diciamo che è ancora una fase di studio interlocutoria del match, ma sembra proprio che il pallino del gioco sia in favore degli avversari e che i padroni di casa invece si limitino a provare le ripartenze con dei lunghi lanci a scavalcare il centrocampo. Adesso ancora la squadra del Dolce Onorio Marsala che torna in possesso della sfera, prova a far girare palla con i suoi quattro difensori in linea. Pericolosa la giocata del numero 7 Calagna che non trova compagni, e allora c'è la ripartenza di Rama, il pallone allargato sulla fascia, si tratterà di corner perché c'è stata la deviazione decisiva di Del Bianco che spedisce opportunamente il pallone in corner evitando guai peggiori. Adesso 10 su 11 calciatori del Dolce Onorio Marsala a presidiare la propria area di rigore, con uno attentissimo Bevilacqua che dispone la propria difesa, il pallone al centro anticipato il portiere e poi un calciatore che grida e invoca il calcio di rigore che però non viene sanzionato dal direttore di gara, che con ampi cenni dice di continuare il match, mentre adesso finisce a terra il numero 8 e dunque si riprende a giocare, Pericolosa l'azione però di Muyala che perde la sfera, il tiro, la più ghiotta occasione all'undicesimo minuto con Di Maggio che approfitta di una incertezza della mediana della squadra di casa, si impossessa del pallone e dai 17-18 metri fa partire un tiro che termina non troppo alto rispetto alla trasversale della porta difesa da Bevilacqua. E adesso la squadra di casa prova a darsi una mossa dopo questa occasione del undicesimo minuto del primo tempo, degli ospiti andati vicini al vantaggio. Bisogna sicuramente spingere un po' più sull'acceleratore, provare a tenere palla a terra, non affidarsi soltanto ai lunghi lanci e soprattutto non cincischiare troppo a centrocampo con il pallone per non permettere agli avversari che sono veramente tosti. Adesso un'altra ripartenza sull'out di sinistra, un dribbling, un altro, regolare l'azione, bravo il difensore di casa, il pallone termina in fallo laterale. Sembra adesso che la partita
stia subendo una situazione, uno scossone con le due squadre che stanno alzando il ritmo. Il risultato comunque non cambia, mentre sono trascorsi 13 minuti al nostro cronometro, sempre 0-0 il risultato. Sì Nicola, quello che stiamo vedendo è ovviamente uno strapotere del Marineo in campo, hanno palla a terra, riescono senza lunghi lanci, con delle manovre molto chiare e veloci ad andare a tiro. Adesso poco fa, soltanto la cattiva mira dell'attaccante, perché salita credo sia stata oltre due metri oltre la traversa. E il Marsala gioca in ripartenza e questo sta facendo anche adesso con spizzo. La palla dovrebbe essere infatti sull'out di sinistra dell'attacco del Marsala, e Foglia che passa a Calagna sempre sull'out di sinistra, ma la telecronaca forse è meglio che la fai tu. Eccolo provare un'improbabile serpentina, forse avrebbe fatto meglio a provare il cross, anche se obiettivamente aveva tre calciatori addosso, però poteva magari rimediare un fallo laterale o un corner. Comunque una gara che comincia a farsi piuttosto difficile, stanno emergendo le qualità della squadra ospite, che palla a terra riesce spesso a mettere in difficoltà la squadra del Dolce Onorio Marsala, soprattutto sulle fasce dove ci sono spesso delle incursioni importanti. Adesso il passaggio in corridoio di Senyong è del tutto fuori misura, quindi il portiere Bevilacqua ha buon gioco e si può ripartire con Ferraro. Il pallone viene allargato sulla destra, non ci sono compagni liberi, quindi si sceglie l'opzione di insistere sulla fascia. È buona questa volta il fraseggio, sbaglia però il numero 9 Carovana il passaggio di ritorno e c'è la ripartenza sull'out di destra. Bravissimo però Ferraro nel recupero, anche con una certa eleganza, poi però il disimpegno non viene perfezionato a dovere dal numero 7 Calagna, che almeno in questo match sta sbagliando diversi palloni. Adesso c'è la possibilità di Paradiso di fuggire sulla fascia, potrebbe provare il cross ma viene abilmente fermato dal numero 2 del bianco, dal numero 2 Piscopo, che si inserisce tra le linee e permette che il pallone finisca sul fondo. Il direttore di gara ha fischiato anche un calcio di punizione che va a battere Cesai. Se non ricordo male, qualche anno fa era l'estremo difensore del Caccamo, nell'annata in cui il Marsala vinse il campionato di eccellenza con il testa a testa con il Licata. Calagna con le mani, il pallone verso Muyala e poi il lungo lancio che questa volta poteva essere una soluzione ottimale, ma si salva con qualche apprensione la retroguardia ospite con Colley, che non è stato abile nel disimpegno. Il campo inizia a diventare comunque pesante perché la pioggia inizia a farsi copiosa, uno spalla a spalla che viene fischiato dal direttore di gara, anche se con il dito Pino dà, diciamo così, la sua disapprovazione. Diciamo che l'arbitro è stato poco inglese in questo contatto, appena visto i due giocatori che sono entrati in una minima collisione ha optato per il calcio di punizione. Il lancio lungo, ancora una volta il pallone termina in fallo laterale, però adesso in certi controlli si vede proprio che la pesantezza del campo diventa un nemico importante. Se da un lato rispetto il campo, diciamo, in erba naturale, il sintetico, riesce a reggere meglio le copiose piogge, dall'altro bisogna dire che le piogge stesse rendono il tappeto di gioco pesante e quindi dal controllo non sempre ottimale.
Il pallone ritorna nei piedi della squadra ospite che indossa una maglia bianca con pantaloncini rossi. Ancora un fraseggio, si spinge questa volta sulla fascia destra con Bordoni che però non può raggiungere la sfera per l'ottimo inserimento in disimpegno di Ferraro. Adesso un pallone che danza nei pressi del cerchio centrale del centrocampo. Carovana fa valere i suoi centimetri, anche la sua stazza, guadagnando un calcio di punizione che permette naturalmente alla squadra di casa di poter alzare il proprio baricentro per provare ad impensierire il bravo estremo difensore avversario che abbiamo apprezzato anche in altre stagioni e con altre casacche. Il calcio di punizione sta per essere battuto da Passanante, è tutto pronto, il pallone centrale al centro, il colpo di testa, arriva anche una buona opportunità per il dolce Onorio Marsala, anche se il direttore di gara ha fermato il gioco decretando un calcio di punizione. Carovana si è appoggiato a quanto pare irregolarmente durante lo stacco, Pino. Sì, ci sta questo commento, in effetti Girolamo si è appoggiato addirittura forse su due giocatori avversari. Però con palla a terra, devo dirti la verità, anche nella proposizione delle azioni il Marsala di Onorio fa valere anche dei buoni tocchi. I dietro però non si sta giocando bene, dietro si sta giocando così così e infatti le ripartenze o comunque la palla la decide e la gestisce assolutamente il Marineo di mister Tumminia. Non per addossare la croce o la responsabilità su nessuno, però diciamo che il numero 7 Gianni Calagna fino adesso non è entrato mai in partita, ha sbagliato diversi disimpegni e in fase difensiva spesso non ha scalato bene permettendo la ripartenza agli avversari che adesso stanno attaccando sulla sinistra. Sì, è un'analisi corretta questa. Calagna in effetti è un giocatore di qualità. Sarà il terreno lento, sarà il fatto che magari non è entrato bene in partita, anche perché sul lato destro, come vedi, gli esterni del Marineo pressano molto e quindi molto probabilmente anche lui si trova in difficoltà con questi giocatori. E adesso la palla è così, cioè il terreno è così lento che la palla va a finire ai giocatori biancazzurri. Vediamo se questa volta Calagna era libero sulla sinistra, non se n'è accorto nessuno, si è preferito allargare sulla destra dove il Marineo aveva più calciatori e dunque con i raddoppi non ho avuto troppa difficoltà a buttare il pallone in fallo laterale. Addirittura adesso il cambio, non battuta in maniera esemplare questa rimessa con le mani che spinge il direttore di gara ad assegnarne la ripetizione a beneficio della squadra ospite con Colley che con le mani lancia lunghissimo alla ricerca di Sanyong, ma il pallone viene consegnato adesso a Bevilacqua. Un pallone rubato ma finisce in fallo laterale mentre continua a piovere. Del Bianco lascia l'incompensa della battuta con le mani e dunque la squadra di casa continua a collezionare in questo caso falli laterali. Un altro, si guadagna soltanto qualche metro mentre il San Ciro Giorgio si trova nella propria metà campo a presidiare ogni porzione del terreno di gioco per rendere difficile la vita agli azzurri che naturalmente provano a scardinare la retroguardia avversaria. L'unico tiro in porta, il colpo di testa di Carovana, anche se l'azione era stata fermata dal direttore di gara, questo nulla toglie che abbiamo apprezzato l'ottimo stacco, l'elevazione di un calciatore, un veterano per questa categoria che sembra andato in doppia cifra. Adesso Calagna potrebbe dare una svolta al suo match, buono il cross al centro e il pallone che termina sul fondo. Pino, abbiamo visto un'azione in cui
Calagna ha messo in campo le sue doti, che sono più quelle offensive che difensive, ha messo un buon pallone al centro e questa è la migliore occasione collezionata dalla squadra di casa, anche se poi non c'è stato il tiro in porta. Sì, si è inserito fra le linee esterne in un passaggio in orizzontale, cosa che non si fa nel calcio, specialmente fra le linee difensive. Calagna si è inserito perfettamente, ha messo la palla a centro per Carovana, però ben contrastato immediatamente la palla, poi nel contrasto è finita fuori a favore del Marineo. Comunque, una bella partita fino adesso. Assolutamente, perché soprattutto non ci sono troppi tatticismi, un incontro aperto sicuramente a qualsiasi tipo di risultato, nulla di scontato in questo match tra due squadre che obiettivamente si stanno affrontando a viso aperto. Naturalmente nessuna delle due vuole andare in svantaggio e quindi nella fase di non possesso c'è una particolare attenzione a non sguarnire troppo la retroguardia, ad aiutarla con il ripiego dei centrocampisti. Carovana potrebbe provare il tiro anticipato, Carovana che al posto del pallone forse colpisce un avversario, per il direttore di gara è tutto regolare. Allora Calagna, buono il suo gioco di gambe, costretto a servire il pallone indietro verso Ferraro, che mette in gioco Muyala, però poi il pallone termina in fallo laterale e dunque, mentre sono trascorsi quasi 25 minuti di gioco al nostro cronometro, sempre 0-0 il risultato, una gara gradevole da vedere. Sicuramente non ci sono stati episodi clamorosi per andare a rete, adesso c'è una ripartenza con l'apertura verso destra, ma il campo, che adesso è molto bagnato dall'abbondante pioggia, il pallone schizza e termina in fallo laterale, dunque un match in cui le due squadre stanno dimostrando la loro voglia di portarsi in vantaggio, con il Marineo che forse ci crede un attimino in più, però da qualche minuto la squadra di casa sembra essere un po' più spinta e votata verso la metà campo avversaria. Un lungo lancio alla ricerca di Maggio e il pallone che termina sul fondo con Bevilacqua. È lunga la sua rincorsa perché il suo lancio supera la linea mediana del centrocampo, se ne impossessa Spizzo, pallone allargato sulla 8 di destra, potrebbe arrivare il cross che invece non arriva, è la ripartenza degli avversari subito bloccata sul nascere con il pallone che si spegne in rimessa laterale con Piscopo che va a guadagnare la sfera. Naturalmente non c'è troppa fretta, un calciatore è rimasto a terra e quindi il direttore di gara, il signor Davide Patti, si va a sincerare delle condizioni del calciatore claudicante, che adesso si va a rialzare. Sicuramente, probabilmente sì, si tratta di Romano, avrà preso un pestone nell'ultimo contrasto. Comunque nulla di grave, quindi seppur il gioco si è fermato per circa una trentina di secondi, potrà essere tranquillamente ripreso con Piscopo. Lungo con le mani Calagna, che negli ultimi minuti sembra essere entrato più in partita. Adesso Spizzo, un lunghissimo lancio fuori misura. Incomprensibile questa scelta, visto che neanche era pressato, poteva mettere palla a terra. Adesso però si può rifare il numero 10, che potrebbe allargare sulla destra il cross, stavolta è buono per Calagna, fuori misura sicuramente per Carovana. Potrebbe arrivare il cronto cross, punta l'avversario, è buono il cross, il colpo di testa
del numero 11 Paradiso centrale, colpisce forse Pino troppo bene la sfera che si spegne tra le braccia di Cesai, ma vediamo questa ripartenza, pallone allargato sulla destra, il cross è buono, è Ferraro però cincischia e la palla in rimessa dal fondo. Andiamo a raccontare questi ultimi 30 secondi con questo capovolgimento di fronte. Beh, è una bella partita di qua, nel senso sul fronte dell'area del Marineo, un colpo di testa di Paradiso stava per, se non fosse stato centrale sarebbe stato davvero difficile prenderla, l'ha colpita davvero bene, certe volte conviene spizzarla un po' di più, ma sulla ripartenza anche il Marineo è stato micidiale nel senso non pericoloso per la porta, però davvero attivo. Assolutamente, Calagna guadagna una rimessa con le mani, a rischio ripetizione anche questa, l'arbitro fa continuare. Carovana ci mette il piede, dunque il pallone termina in fallo laterale, sempre 0-0 il risultato tra Dolce Onorio Marsala e Oratorio San Ciro Giorgio Marineo. Un primo tempo gradevole, giocato abbastanza bene da entrambe le formazioni, seppur non ci sono state delle azioni eclatanti, diciamo una per parte, con un tiro di Maggio al undicesimo che è terminato al di là della trasversale della porta difesa da Bevilacqua, e poi qualche minuto fa il cross di Calagna con il colpo di testa di Paradiso che però si è spento tra le braccia del portiere Cesai. Ancora un tiro dalla distanza, traversa colpita al 29esimo, un tiro dai 30 metri che si è non stampato sulla traversa, l'ha scheggiata e dunque il pallone è terminato sul fondo, Cesai che sembrava battuto. Eh sì, questa era davvero impossibile da prendere, tutte e due le squadre con palla a terra sono davvero brave. Diciamo che la squadra di casa, dopo i primi 15 minuti in cui è apparsa un pochettino timida, adesso sta provando a giocare più con palla a terra, unica ricetta nel calcio per provare ad imbastire delle buone trame di gioco, il lancio lungo se è fatto troppo in maniera programmata diventa prevedibile e deleterio, dunque la squadra di De Ghio sta giocando più con palla a terra e sta collezionando, adesso diciamo che tra le due squadre è quella di casa che meriterebbe ai punti il vantaggio per aver collezionato nell'arco di 3 minuti due importanti palle gol, il colpo di testa di Paradiso e poi la traversa colpita da Spizzo con questo pallone dai 25 metri, adesso c'è un buco, una falla con il numero 7 che mette il pallone al centro, il miracolo di Bevilacqua che anticipa il numero 9 Sanyong, ancora gli ospiti ma poi il pallone viene allontanato alla ricerca di Carovana, ci potrebbe essere il capovolgimento di fronte ma è troppo lento Meo nel controllo della sfera, permette alla squadra ospite di allinearsi bene, rientrare in possesso della sfera e dunque un'altra buona occasione anche per gli ospiti con Bevilacqua che è stato però bravissimo nei suoi riflessi, la stessa classe di Gigi Buffon, classe 78. Calagna prova addirittura il tiro dai 40 metri e Cesai è dovuto indietreggiare per andare a raccogliere questa sfera che altrimenti si sarebbe insaccata al set, comunque un pallone lento e quindi nella facile traiettoria, però da questo tiro si vede anche il coraggio del calciatore. Sì, in effetti aveva visto il portiere aveva Colley fuori e ci ha provato, la palombella era un po' troppo alta quindi è stato facile preda del portiere del Marineo, però la cosa curiosa è che la palla era a 7, quindi dico ci voleva un'incespicata del portiere tipo Fantozzi, quindi dai vediamoci la partita così. Assolutamente.
Un altro pallone, questa volta Calagna lo allontana e fa bene perché è preoccupato dagli avversari che incalzavano e dunque ha preferito liberarsene. Due quarti del primo tempo, due terzi del primo tempo sono ormai alle spalle. Un altro pallone perso a centrocampo con Rama. Fuori gioco di rientro del numero 9 in maglia azzurra. Dunque, mentre sono trascorsi 33 minuti di gioco al nostro cronometro, sempre 0-0 il risultato qui al comunale di Paceco. Un altro pallone rubato anche con una certa destrezza, però termina ancora una volta fuori, quindi la palla rimane tra i piedi della squadra ospite. Non impeccabile anche questa rimessa con le mani, il lancio troppo lungo. A buon gioco a Bevilacqua che esagera però nel lancio e Calagna non lo può raggiungere. Bordoni, il pallone all'interno del rigore, bravissima ancora una volta Bevilacqua, e qui si pareggiano i conti con questa azione, anche delle azioni pericolose tra entrambe le formazioni. Bevilacqua bravissimo. Sì, ed è diciamo la fascia in cui, quella sinistra di difesa della squadra di casa, in cui ci sono le sofferenze maggiori, mentre dall'altra parte diciamo che Del Bianco è riuscito meglio a chiudere le avanzate nemiche. Rama, lunghissimo il suo lancio, il colpo di testa fuori abbondantemente. Bevilacqua va a raccogliere la sfera, continua a piovere. Le previsioni meteorologiche non si sbagliavano, un cartellino giallo viene alzato verso la panchina di casa, non riusciamo naturalmente il secondo. Potrebbe trattarsi anche di un calciatore, però probabilmente quello che ha parlato forse di più è stato proprio D'Angelo, che magari sente molto questa partita, come anche il tecnico in prima, diciamo così, perché una gara importante ai fini della classifica, un risultato diverso dalla vittoria non darebbe quella sterzata alla classifica. Carovana, Calagna, è buona questa volta la triangolazione, ancora Calagna era libero, poteva essere servito, viene commesso fallo. In questi casi il direttore di gara, diciamo così, privilegia sempre il difensore al minimo tocco, e quindi però Pino, diciamo che la giocata poteva essere chiusa su Calagna sulla sinistra per il cross, invece di interstardirsi con questo passaggio in corridoio. Sì, sono perfettamente d'accordo. Certo, in campo ci sono loro, nel momento in cui toccano la palla le scelte sono lì, in quel momento. Devo dire la verità che le scelte però sui tagli a destra verso Di Maggio, per quello che riguarda il Marineo, sono state azzeccate tutte per adesso. Mi aspettavo di più i passaggi da parte di Bognanni, sinceramente, verso destra, e invece i tagli vengono fatti tutti dagli altri centrali. È una buona idea questa. Sì, diciamo che i due centrali difensivi del Marineo hanno dei piedi buoni e quindi sono bravi anche nel lancio lungo. Adesso c'è una ripartenza troppo lento, però Meo che si fa recuperare dall'avversario di reparto della fascia di competenza, addirittura commette anche fallo e dunque calcio di punizione, lunghissimo il lancio, sempre ormai in maniera sistematica sia alla ricerca di Di Maggio, però con la pioggia che non diminuisce, il campo è sempre più pesante, quindi appena il pallone tocca terra
assume delle traiettorie troppo difficili da interpretare e raggiungere. Ancora uno strano campanile, c'è il fuorigioco, come vuole il regolamento, adesso si deve alzare con ritardo, anche se qui magari non c'è il VAR come in Serie A, però il protocollo vuole che si alzi in ritardo. E c'è calcio di punizione, sì, è stato bloccato, arriva anche il cartellino giallo verso il numero 11, anzi 14, D'Agostino. E quindi la possibilità di rendersi pericolosi. Probabilmente si opterà per un pallone lungo che verrà scodellato al centro dell'area di rigore, perché si allontanano un po' tutti. Alta la difesa del Marineo. La squadra di casa sarà per fare qualche schema particolare, perché c'è un calciatore in maglia azzurra che si va a mettere in posizione di fuorigioco volontaria. Sicuramente dopo il tiro rientrerà per disorientare gli avversari. Staremo a vedere. Mentre c'è un altro cartellino giallo, non sappiamo bene per chi. Ah, quindi nervosismo nella panchina di casa, anche se obiettivamente, secondo me, questo nervosismo forse è più dettato dalla classifica che dalla partita in se stessa, perché una partita giocata in maniera tranquilla. Pallone al centro, il portiere bravo in due tempi ad arpionare, ci potrebbe essere anche la ripartenza. Pallone allontanato. Pizzo perde la sfera, probabilmente non c'è fuorigioco e dunque D'Agostino, il pallone al centro, clamorosa occasione con l'attaccante del Marineo e il portiere che entrano in contatto piede con piede, diciamo così, un impatto fortuito che non spinge l'arbitro né a fischiare un calcio di punizione alla squadra di casa, né tantomeno un tiro dagli 11 metri. Si riprenderà con una rimessa dal fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio di Sanyong. E dunque, mentre sono trascorsi 40 minuti al nostro cronometro, non cambia il risultato. Certo che per quello che si è visto in campo, sia una squadra che l'altra potevano andare tranquillamente a segno, ma rimane l'equilibrio in campo con Foglia che cede la sfera a Meo. Meo, un altro giocatore che non è riuscito ad entrare in partita. È buono il pallone di Carovana allargato sulla destra, un doppio rimpallo con Cesai che adesso lo arpiona. Diciamo che nella prima parte del primo tempo Calagna aveva sbagliato diversi palloni, poi però è entrato in partita, mentre Bevilacqua ha chiamato palla, ma il difensore centrale non si è messo da parte, si scusa adesso, e dunque Calagna, un pericoloso dribbling con il pallone che adesso che viene allargato sulla sinistra. Bisognerebbe in questi casi provare anche il lungo lancio, come viene fatto nella fattispecie, non badare troppo all'estetica quando l'avversario ti pressa, e dunque nell'uno contro uno, perdendo palla, potresti anche creare una situazione di imbarazzo per la tua retroguardia. Bevilacqua non bada, diciamo così, a troppi francesismi e prova a spronare la propria squadra,
l'ha salvata in un paio di circostanze in cui sempre sull'auto d'attacco avversario, quello destro, sono riusciti quelli del Marineo a creare i maggiori pericoli. Bevilacqua, un vero allenatore in campo, un veterano per la categoria. Un altro cross, pallone allargato verso Calagna, il tackle difensivo di Piscopo che guadagna metri, potrebbe cambiare il gioco e lo fa anche piuttosto bene. E buona l'azione avversaria, non c'era il calcio di punizione. Questa volta mi sento di dirlo che il numero 5 Foglia aveva preso il pallone, il direttore di gara era vicino all'azione, sicuramente dopo è stato toccato il calciatore avversario, però naturalmente l'arbitro ha visto così, quindi accettiamo la sua decisione. Con questo comunque pericoloso calcio di punizione dai 20 metri, posizione centrale, quindi ci vorrà tutta la bravura di Bevilacqua nella preparazione anche della barriera. I giocatori del Marineo hanno dimostrato di avere dei buoni piedi, potrebbe essere Bognanni ad incaricarsi della battuta, vicino al pallone anche il capitano Francesco Maggio. Si allontanano tutti e Bognanni sul pallone proverà un destro a giro. Bognanni invoca il rispetto della barriera e allora l'arbitro con passo felpato va a constatare che effettivamente la barriera non era rispettata dai canonici 9,15 metri. Bevilacqua però va a lasciare la porta e in questo caso sbaglia perché preso dal nervosismo dovrebbe concentrarsi sul tiro di Bognanni. Il tiro che arriva si infrange nella barriera, ce n'è un altro batti e ribatti con Bevilacqua che osserva la sfera terminare sul fondo, ma si tratta di corner. Un tocco di un calciatore in maglia bianco-azzurra. E dunque un altro calcio d'angolo, l'ennesimo da quella bandierina, mentre sta per scoccare il 45esimo minuto. Vengono assegnati anche i minuti di recupero, probabilmente due minuti. Pallone questa volta battuto largo, il tiro a volo e poi c'è il fuorigioco che vanifica questo tiro e che comunque trova ancora una volta un pronto Bevilacqua che non si fa bucare neanche a gioco fermo. E dunque mentre si attende il duplice fischio del direttore di gara, il signor Patti, buona la sua conduzione seppur questo calcio di punizione effettivamente non c'era. Andiamo ad analizzare con Pinotto Veggio questi 45 minuti di gioco. Beh, un bel match, bisogna dire la verità, partita maschia, ma senza falli di rilievo, quindi molto corretta, con un Marineo che sulla fascia destra soprattutto è riuscito a bucare i biancazzurri di Daghio più volte, creando diverse occasioni, e invece sia in ripartenza che con palla a terra il Marsala di Onorio è riuscito a anzi fischia adesso il doppio fischio proprio adesso di un minuto di recupero e non due. Marsala di Onorio, dicevo, che è riuscito a creare diverse occasioni non culminate in grandissime azioni da rete, come d'altronde nemmeno quelle del Marineo, salvo la traversa, che quindi personalmente credo che lo 0-0 sia corretto per questo fine di primo tempo. Perfetto, adesso gli spot pubblicitari di rito, poi ci rivedremo sempre dal comunale di Pacheco per raccontarvi i secondi 45 minuti di gioco. Vi ricordiamo il parziale di 0-0.